Buongiorno, sono Dalai Di Carlo, sono architetto, sono funzionario tecnico di zona, mi occupo di dare assistenza tecnica agli studi, alle imprese, agli enti che utilizzano cartongesso. Oggi mi è stato chiesto di parlare un po' degli errori di posa, quelli che sono i più frequenti in cantiere, però vedere appunto come va posata correttamente una parete per rispondere soprattutto a quelli che sono i requisiti acustici. Perché è lì dove la parete ha un decadimento notevole se non è correttamente posata. Ci sono degli accorgimenti da seguire, non sono delle cose complicatissime, ma bisogna sostanzialmente conoscerle anche per poi verificare in cantiere che la squadra lavori in modo corretto. Ad oggi il mercato è sostanzialmente al ribasso per quel che riguarda i costi, le imprese devono lavorare, continuano a ribassare i prezzi, e questo ribasso dei prezzi spesso si traduce in un lavoro fatto male in cantiere, perché i tempi sono quelli che sono, i costi rimangono comunque fissi, quindi cerca di risparmiare sul tempo e quindi risparmiare su quelle che sono gli accorgimenti per lavorare in modo più veloce. Noi all'interno di una casa possiamo realizzare dei controsoffitti per andare a isolare acusticamente e migliorare le prestazioni termiche acustiche, delle contropareti interne, che possono essere di vario tipo, autoportanti, portanti o a placcaggio, delle contropareti esterne, delle murature di tamponamento, delle pareti interne, che sono il principale business per cui è conosciuta la Knauf, e dei massetti a secco. Sappiamo tutti che c'è una differenza sostanziale tra quella che è la misura di laboratorio e quella che è la misura in opera. Noi abbiamo una stanza, due stanze separate da un'altra parete, che deve garantire un determinato foro isolamento. Abbiamo una fonte sorgente che trasmette un certo suono, una fonte ricevente in un'altra stanza che riceve il suono, questo suono deve essere smorzato dalla presenza della parete. La normativa prevede una misurazione di laboratorio per mettere sostanzialmente tutti i produttori sullo stesso livello e fare in modo che tutte le pareti siano perfettamente comparabili tra di loro. Però noi dobbiamo sempre considerare che una parete provata in laboratorio è provata in condizioni ideali, per cui è perfettamente isolata dal contesto. Non so se qualcuno ha avuto occasione di vedere una sala prove acustiche, sono due stanze separate fisicamente tra di loro, per cui non c'è trasmissione di vibrazioni, viene montata la parete con tutti i criteri e gli accorgimenti previsti dalla normativa tecnica e viene misurato esattamente quello che è la prestazione della parete, come se, immaginiamoci, la parete fosse idealmente sospesa nell'aria, per cui non ha nessuna influenza da parte del contesto che c'è intorno. La realtà non è così, la parete è chiaramente fissata un pavimento, fissato un soffitto, fissata una parete. Vedete in questo schemino laterale come, oltre al passaggio del suono, che è la riga verde, che viene proprio attraverso la parete, siano presenti in una parete che appoggia su quattro lati, ogni lato altri tre passaggi. Il suono può entrare nel muro perimetrale, passare attraverso il muro e entrare nella stanza, può entrare nel muro, passare nella nostra parete e entrare nella stanza, oppure può entrare nella nostra parete, propagarsi nel muro e rientrare nella stanza. Per cui noi diciamo che su ogni parete non esiste un solo ponte acustico che è il passaggio diretto del suono, ma ne esistono 13, quello diretto, più altri 12, 3 per ogni lato, che contribuiscono ad abbassare quello che è il risultato della parete. Per cui è buona regola, quindi chiaramente è evidente il risultato in opera è minore del risultato in laboratorio, appunto dovuto alla presenza dei punti acustici. Quindi noi dovremmo sempre considerare, e mi pare che ci sia un grafico, vedete come una parete misurata con questo grafico che riporta la prestazione di laboratorio e la prestazione in opera. Noi dobbiamo sempre considerare a livello di scelta della tipologia della parete una parete che risponda a 4, 5, 6 decibel in più in laboratorio rispetto a quella che è la prestazione richiesta in opera. Per cui se capitolato mi richiede una parete che garantisca 50 decibel, devo andare come minimo a scegliere una parete che in laboratorio me la garantisca 56, 57, per cui considero già un abbattimento di 4, 5 decibel e mi do un piccolo margine di sicurezza per riuscire a garantire quello che è la prestazione richiesta. Questo è importante perché spesso questo errore viene fatto, spesso i capitolati su questo discorso non sono chiarissimi sulla prestazione che richiedono, dichiarano prestazione acustica di 56 decibel non specificando se è RV o R'V. E quindi questo va sempre sottolineato per non avere poi eventuali contestazioni alla fine del cantiere. A questo punto vediamo come possiamo noi ridurre
l'incidenza dei punti acustici, quelli che ci abbattono il risultato della parete. È lì che dobbiamo andare a intervenire, cercare di porre in opera la parete in modo tale che sia al massimo delle sue potenzialità. È inutile spendere un sacco di soldi per comprare delle lastre prestazionali, delle lane particolarmente performanti, dei montanti dimensionati in modo corretto e poi la monto male, ho vanificato quella che è la mia scusa. Allora, la prima cosa è banale, ma spesso in cantiere non viene fatta, è la posa del sigillo del nastro. Dobbiamo desolidarizzare il nostro sistema rispetto alla parete, cioè impedire che le vibrazioni sia della parete esistente sia della nostra si trasmettano l'una all'altra. Per cui è importante usare il sigillo antiacustico del nastro, che può essere mono o biadesivo, lì dipende da come uno è abituato ad utilizzarlo, ma è importante. Spesso in cantiere questo viene sottovalutato. Non costa un sacco di soldi, ma ha un suo piccolo costo. Certo, facendo riferimento al ragionamento che facevamo prima, ho venduto la parete a un prezzo tiratissimo, se risparmio un euro qui, un euro lì, magari riesco a portare a casa la giornata. Quindi spesso il nastro non viene posato proprio per risparmiare qualche euro, ma è importante perché contribuisce appunto a far sì che la parete e la base, il soffitto in questo caso in cui si appoggiano, siano perfettamente isolati. Importante anche posarla su tutti e quattro i lati, quindi si posa sulla guida alla base, sulla guida alla sommità, ma anche sul primo e sull'ultimo montante, perché anche quelli sono collegati meccanicamente alla parete, per cui contribuiscono al passaggio del suono. Altra cosa, l'omessa, è importante, anche questa molto sottovalutata. Spesso in cantiere vediamo che posano le pareti in cartongesso, ormai quasi tutti usano la pinzatrice, o non so come si chiama in zona, la suocera, la chiamano a Milano, comunque la pinzatrice che collega i due montante e la guida. Ma chi non usa la pinzatrice, spesso sono dei cartongessisti improvvisati che non fanno tantissimo cartongesso, per cui non hanno intenzione di spendere 40-50 euro che costa una pinzatrice, usano la vite del cartongesso per fissare montanti e guide. Questo è un errore, perché la guida del cartongesso, la vite del cartongesso è realizzata in modo tale che ha un filetto per cui alla fine del suo avvitamento faccia un mezzo giro a vuoto in modo tale che dia il serraggio finale alla lastra spingendola perfettamente contro la lastra. Se con la stessa vite ci fisso due montanti, alla fine, quando arriva a fine corsa, la vite gira a vuoto, per cui due montanti, anche per decimi di millimetro, ma non sono perfettamente aderenti, per cui vibrano. Se la parete muove, questi due vibrano e picchiano uno contro l'altro e aumentano notevolmente il decadimento della parete stessa. Quindi è importantissimo usare le viti finta rondella, sono delle viti fatte apposta con una testa schiacciata e piatta che riesce ad arrivare fino alla fine del serraggio e fa scattare la frizione del trapano. Ci si accorge quando le usano, perché alla fine, quando la vitano, scatta la frizione, cioè il trapano gira vuoto, perché la vite è arrivata al serraggio completo e ha perfettamente reso aderenti il montante e la guida. Ci sono di due tipi, con la punta quando è solo uno spessore fino a 0,7 mm, oltre consigliamo la vite punta chiodo, che quella vite punta trapano, che crea un foro e si crea uno spazio. Questo è veramente importante e, ripeto, tantissime volte si vede utilizzare per comodità, per pigrizia, per ignoranza, usare la stessa vite per tutto. Oltretutto, altra cosa non da sottovalutare, specialmente si vede nelle pareti a singola lastra, la vite da cartongesso ha una testa che sporge rispetto al montante, per cui quando poi metto l'elastico contro luce rischio di vedere ogni vite la gobettina, perché la lastra va a appoggiarsi alla vite e sporge, per cui in contro luce rischio di vedere una parete molto ondulata. Queste viti invece hanno lo spessore tutto al minimo per quanto riguarda la testa, per cui riesco a rendere perfettamente planare la parete. Altra cosa importante è la posa delle lastre. Allora, io ho fatto questo schemino prendendolo da internet e poi ho modificato. Quando io realizzo una parete, devo stare attento anche alla posa delle lastre. Le lastre vanno sfalsate esattamente come si sfalsano i mattoni. Un muratore che viene e mi fa una parete in mattoni con tutti i mattoni infilati uno sopra l'altro con di tanti pilastrini, è un muratore che non sa fare il suo lavoro. Lo stesso è il cartongessista che viene e posa tutte le lastre alla stessa altezza e senza rispettare lo sfalsamento. Infatti, se io realizzo una parete, siamo sul lato interno della stanza, partirò con mezza lastra. Sul lato esterno, quindi dall'altra parte, partirò con una lastra intera, per fare in modo che la giunzione tra le due lastre sia sempre da un solo lato del montante. Vedete qua, io... Scusate, si gira.
girato, volevo col mouse vedere se riuscivo a evidenziare. Comunque si vede il primo montante, quello lì si gira tutto da solo adesso. Sul primo montante vedete che finisce una lastra e partirà quella successiva, ma sotto invece la lastra continua. La stessa cosa l'applico nel secondo strato invertendo le cose, per cui se dal lato interno sono partito con mezza lastra, il secondo strato di investimento dal lato esterno partirò con mezza lastra lì, in modo che le lastre siano sempre sfalsate. Il concetto è che su un montante non devono mai incontrarsi le lastre una sopra l'altra, perché da un punto di vista strutturale renderebbe la parete molto più debole, anche da un punto di vista acustico crea un passaggio favorevole al suono. La stessa cosa viene in altezza, questo è un errore ricorrente, forse l'errore più ricorrente in cantiere. Ho da fare una parete di 5 metri, il cartogessista cosa fa? Arriva, comodo, mette sui montanti e mette tutta la prima striscia di lastre, tutte alte 3 metri, per cui ho la mia bella, e poi mette il secondo strato, è molto comodo, io misuro 2 metri, e in un attimo faccio la parete. Questo è un errore grave perché va a vedere una riga, cioè un giunto tra le lastre, che tra l'altro è quello di testa, quindi quello più debole, che parte dal lato sinistro della parete e arriva fino in fondo. Voi lì potete stare sicuri, tranquilli, che lì prima o poi la cavillatura si apre, perché al minimo movimento la lastra tira, quello è un punto debole e cede. Quindi vedete in questo schemino come il primo strato di lastre venga posato come esattamente i mattoni, quindi a scacchiera, sfalsando le lastre di almeno 30-40 cm, e il secondo strato di lastre venga sfalsato di mezza lastra, con il secondo discorso che facevamo prima, ma anche in altezza, tendendo a sfalsare i giunti. Questo è importante perché dietro un giunto avrò una lastra continua, per cui il suono trova un ostacolo a passare. Strutturalmente non ho un punto debole, perché due giunti che si sovrappongono chiaramente è un punto molto debole, perché faccio affidamento solo alla carta e allo stucco, e quindi quel punto lì la parete è particolarmente debole. Devo sempre garantire un giunto tra le lastre che faccia un movimento sfalsato, appunto come dicevo, di almeno 40 cm. E questo viene applicato sulle pareti, sulle contropareti e anche sui controsoffitti, che sono quelli decisamente più deboli perché sono a singola lastra. Se poi in linea generale volete appunto migliorare ulteriormente la parete, evitate la singola lastra, perché la singola lastra chiaramente il giunto non è protetto da un'altra lastra, per cui il rischio che lì si facciano cavillature è più importante rispetto a quello della vostra parete. Altra cosa importante è sollevare le lastre. Le lastre, se ho una parete da fare alta 3 metri, io devo dargli alla parete la lastra 2,99, con l'alza lastra la sollevo, la metto sostanzialmente in tensione, quindi la spingo bene contro il soffitto e poi comincio a vitare. Avvito le viti partendo dall'alto, quindi comincio a mettere le prime viti lasciando l'alza lastra in tensione, per cui la lastra rimane fissa contro la parete. Comincio a mettere le viti, tolgo l'alza lastra e la lastra si distende proprio per gravità, visto che è in tensione, magari anche un po' curvata dalla spinta dell'alza lastra, si distende, si appoggia perfettamente in montante e scendendo con le viti dall'alto comincio a mettere le viti, per cui mano a mano la spingo contro il montante. Il rischio se mettessi la prima vite in alto e quella in basso è che la lastra mi rimanga sostanzialmente in tensione, per cui le viti in mezzo non riescono a rendere perfettamente aderente la lastra contro il montante. Chiaramente questa distanza mi crea delle vibrazioni, perché se la lastra non è perfettamente avvitata, non è perfettamente tesa, questa vibra. È chiaro che nella posizionamento delle viti devo fare in modo che le viti siano tutte correttamente posate, per cui con la testa della vite perfettamente a filo del cartone, non di più, non di meno, e che siano perfettamente inserite almeno un centimetro in montante, per cui lastra da 1,2 cm, devo usare una vite da 25 mm, che sia almeno 1 cm all'interno per fare in modo che sia perfettamente aderente. E soprattutto usare le viti adatte alle lastre. Non tutti lo sanno, ci sono delle lastre speciali, tipo le lastre in gesso fibra, le lastre diamante, che richiedono la loro vite specifica, perché sono viti studiate proprio per dare questo serraggio finale alla lastra, per fare in modo che non sia staccata dal montante, che sia perfettamente aderente, che sia perfettamente avvitata ai montanti. Altro nodo importante per la realizzazione della parete, per garantire le corrette prestazioni, in questo caso soprattutto meccaniche, è la realizzazione del vano porta. Il vano porta sembra banale, io arrivo con la guida, interrompo la guida, riparto 90 cm più là, 100 cm a seconda apertura e ricomincio a mettere i miei montanti, cosa che fanno il 99% dei cartogessisti. In realtà bisogna guardare bene quest'ultimo particolare, che è il particolare del nodo porta alla base.
Il bravo cartogessista cosa fa? Posa la guida, segna dove arriva la porta e con la guida prosegue almeno 15 centimetri rispetto al limite del montante della porta. Taglia il montante e lo ripiega in verticale secondo questo schemino, cioè lo rigira verso l'alto e va a vitare sia sulla guida alla base ma anche in verticale. Questo sembra una fesseria, ma in realtà aiuta il montante ad essere molto più solidale con la guida e evita che in caso di vento sbatte la porta, magari una porta pesante, il legno massello, eccetera, questa vada a creare vibrazioni importanti sulla parete, magari creando l'apertura di cavillature. Altra cosa molto importante che tanti sottovalutano è la formazione del giunta bandiera. Cioè, quando io faccio una porta, devo studiare i montanti in modo tale che la lastra, quella a sinistra e a destra della porta, sia tagliata a bandiera. Sostanzialmente io quando la monto devo chiudere metà porta e poi tagliare il pezzo. Perché qui nell'angolo è un punto molto delicato, dove sbattendo la porta si apre la famosa crepa a 45 gradi o lungo la guida. Spesso in cantiere si vede il cartogessista non esperto che monta la lastra a destra o la lastra a sinistra, poi sopra l'architrave taglia il pezzettino e lo infila dentro. È un errore perché lungo il montante verticale a destra e a sinistra della porta abbiamo proprio lo stucco che è un punto debole e il rischio che si apra una cavillatura anche lì. Parlavamo dei ponti acustici, c'è il primo più gli altri ponti acustici che sono tre però di lato, quindi 12 sulla parete più il tredicesimo che è la parete stessa. Vediamo come si posa per limitare adesso i ponti acustici. Abbiamo detto come va montata la parete, quindi innanzitutto sigillante acustico, bisogna avere le viti giuste, abitare l'asta nel modo giusto, ma dobbiamo anche posizionare la parete nel modo giusto. Il cartongesso è chiaro che uno collega il cartongesso all'idea di facilità di movimentazione, facilità di spostamento, eccetera. Per cui la prima cosa che viene in mente nel fare una parete di cartongesso, io la metto sul pavimento, la incollo sul pavimento, la avvito con due vitine a piena piena giusto per non rovinare il pavimento e poi un domani, quando cambia l'esigenza, sposto la parete. Questo da un punto di vista funzionale è sicuramente una cosa comodissima, da un punto di vista pratico, da un punto di vista acustico è una bestialità. Nel senso che se io cammino sul pavimento in sala, il pavimento è continuo col soggiorno, cioè con la camera, le vibrazioni dal pavimento del soggiorno vanno a riflettersi nella camera e io sento, quindi abbatto in maniera veramente importante il risultato della parete. Ho montato una parete con l'asta prestazionale, una bella lana, ho fatto tutto come dovevo fare, poi non ho interrotto le vibrazioni attraverso il pavimento e ho verificato la mia spesa. Quindi la prima soluzione qua a sinistra, vedete che il suono passa attraverso il pavimento. Quello che io posso fare come prima soluzione è inserire un giunto. Vedete qua vicino alle frecce di destra la creazione di un giunto che separa i due massetti, i due pavimenti. Questa è la prima soluzione all'interno della parete, non lo vedo, ma impedisco che le vibrazioni della sala vadano a raggiungere la camera da letto. La soluzione ideale è realizzare le pareti, io lo consiglio sempre, sopra la cappa strutturale dell'edificio. Io più rendo piccole le stanze, più creando quelle famose vasche acustiche, con tappetini isolanti, eccetera, tra una stanza e l'altra, più le rendo piccole, più impedisco che il suono possa propagarsi. Quindi se io arrivo in cantiere, faccio le pareti prima di fare i massetti e poi isolo il massetto rispetto alla parete, limito la propagazione del suono all'interno della parete. Vedete qua che il suono arriva, va con la lastra e si disperde all'interno della parete, per cui trova molta difficoltà a passare dall'altra parte. E questa è la soluzione tecnicamente ideale. Prima di mettere la parete posso stendere un nastro di cielo a far largo magari mezzo metro che risvolto nel momento in cui faccio i massetti per proteggere dall'umidità il cartongesso. Io posiziono questo cielo, ma non costa praticamente nullo. Lo risvolto con delle puntine da disegno, un pezzo di scotch, qualunque attrezzo di cantiere. Getto il massetto col suo materassino perimetrale rispetto per separare fisicamente la lastra dal massetto e poi taglio tutto, non vedo nulla, posizionando il batiscopo copro tutto. È la soluzione tecnicamente migliore. Stesso concetto sui controsoffitti. Se ho un controsoffitto continuo, anche lì la tentazione più grande, qual è? Io faccio il mio bel controsoffitto, faccio tutto il controsoffitto, magari in un ambiente alto, capita spesso negli uffici. Io abbasso il capannone da 7 a 3,50 m, faccio il controsoffitto e poi gli picchio contro le pareti. Sicuramente dal punto di vista pratico, costruttivo, è la soluzione più semplice, più facile, da un punto di vista acustico è
diavolo, cioè, nel senso, perché il cartongesso comunque è una superficie liscia, vibra, il suono fu esattamente come l'elemento, passa da una stanza all'altra. Il rischio di vanificare delle soluzioni che avevo studiato a tavolino nel modo migliore, perdendomi in un particolare costruttivo, vedete come il suono passi sia attraverso la lastra ma anche nell'intercapedio. La soluzione ideale è quella successiva, in cui vediamo che la parete arriva fino in cima alla struttura. Quindi prima faccio le pareti, arrivo fino alla soletta, sigillo bene, mi garantisco delle chiamiamole compartimentazioni acustiche per l'estinzione rispetto all'antincendio, creo delle zone acusticamente isolate e poi faccio le singole porzioni di controsoffitto. Questa è la soluzione sicuramente dal punto di vista tecnico la migliore. La tentazione di far prima controsoffitto perché è tutto bello libero, poso le lastre, in due giorni ho fatto 500 metri controsoffitto, 500 forse un po' tanto, però ho fatto 100 metri controsoffitto, c'è. Sempre a famoso discorso, lo sono venduto a una cifra ridicola, se sto lì a ritagliare tutte le singole stanze, perdo un sacco di tempo. Faccio questo soffitto e poi faccio la parete. Risparmio anche sulle lastre, la parte superiore, eccetera. Però è sbagliato. Diciamo che da si fa se uno non ha particolari esigenze, ma se uno vuole curare in particolare, garantire un risultato in opera corretto, va pensato. Stesso discorso sulle pareti, il concetto si ripete sempre in tutti i lati. Se faccio prima la controparete e poi gli vado contro la parete, la lastra è continua. E la lastra mi porta il suono da una parte all'altra. Io ho speso dei soldi per fare una controparete fuori isolante per isolarmi e poi magnifico tutta la mia spesa andando in estrarre la parete. La soluzione quando il suono passa, dall'altra parte invece si interrompe perché non trovo proprio fisicamente il modo per passare dall'altra parte. Il discorso posso farlo, torniamo indietro, o appoggiando la parete, tagliando l'investimento, oppure, come in questo caso, appoggiare prima la parete che vado ad analizzare, poi andando a picchiargli contro con le contropareti, che siano con struttura, senza struttura, per caso non importa. L'importante è che prima posiziono la parete, creo quel famoso compartimento acustico, poi lavoro all'interno del compartimento acustico. O se no, se voglio fare prima la controparete, devo avere l'accortezza, sapendo dove andare la parete, di inserire un giuntino, si può separare, tagliare il processo, in modo tale che il suono non passa. Qualcuno dove segna la parete monta tutta la controparete, poi con una fresina fa un taglio e separa proprio fisicamente le due lastre. Non occorre spendere tanti soldi o inventarsi, semplicemente tagliare le lastre e separare di quel mezzo centimetro, per cui il suono avrà difficoltà a passare. Stesso discorso sulle parete, se io faccio prima una parete e poi innesto l'altra, il suono passa. Se faccio la parete con due comandi, facendo girare le lastre, lasciando la continuità del magnetismo isolante, riesco a garantire il risultato. Particolare, questo particolare, se poso le lastre, vedete a destra e a sinistra, in questo caso suono per passare deve fare tutto questo giro tra le lastre, posandole alternate, una all'altra. Dall'altra parte, specialmente se lo stucco magari nel tempo si cavilla, eccetera, il suono molto più facilmente passa. Quindi anche lì nella posa delle lastre, tenere sempre questo discorso dello sfalsamento per evitare proprio la sovrapposizione dei passaggi. Quello a sinistra chiaramente è quello ideale. Stesso discorso sulle pareti di portitura, devo sempre fare in modo che le lastre non permettano solo il passaggio del suono dall'altra parte. Riguardo alle lastre della parete di doppia orditura, un'altra cosa che spesso in cantiere non ho un disegno in particolare, ma spesso è un errore che vedo fare. Quando fanno le due pareti, montano la prima orditura e poi montano la seconda. Quindi montano le lastre, montano magari la lastra interna se c'è una quinta lastra a perdere, poi la tentazione qual è? La seconda orditura l'appoggio alla parete perché c'è il filo, l'appoggio e la fisso. In realtà è un errore. Le due orditure devono essere staccate tra di loro, perché se la orditura di destra vibra, non deve avere alcun modo un contatto con l'orditura di sinistra. Se io le orditure le metto una contro l'altra, non ha senso fare la doppia parete, per cui li faccio un montante unico perché costa meno tempo e mi costa anche meno soldi. Se monti i due montanti, bisogna sempre dire che non ci esiste di staccarli proprio fisicamente. Io, è banale, avete il filo della prima parete, prendo due pezzi di lastra, li appoggio, li metto contro il montante, avvito, una volta abitato, tolgo i pezzi di lastra, non devo prendere misure, semplicemente due pezzettini, due scarpe di cantiere appoggiate alla parete, li vado contro con la guida, una volta fissata, li sfilo, e ho tutta la mia seconda parete, diciamo la controparete da realizzare, staccata a 12 mm rispetto alla prima. È un'operazione banale, pezzi in cantiere di cartongesso ce ne sono ovunque,
si tratta proprio di pensarsi di farlo. Spesso i cantieri non lo fanno per pigrizia, ho già la parete, mi viene comodo, ho già il filo, non devo stare a disegnare, l'appoggio e vanno avanti. Però io ho usato 5 lastre quando potevo usarne 4, ho usato 2 tanto quando potevo usarne 1 e alla fine non ottengo nessun risultato, ho speso solo dei soldi. Quindi soluzioni. Stessa cosa, giunti di dilatazione. Se devo fare un giunto di dilatazione devo curarlo, ci sono dei particolari, in questo caso a sinistra sono l'arrivo su una parete, su un serramento. Nel caso a sinistra ho anche l'inserimento di giunto di dilatazione, vedete che può scorrere una parete rispetto all'altra per andare a assorbire alcuni movimenti della parete. Nel caso di destra invece è fisso, sono due soluzioni comunque testate acusticamente che hanno degli ottimi risultati e riescono a garantire dei risultati in opera efficienti mantenendo la prestazione della parete. Discorso scatolette elettriche. Spesso le scatolette elettriche sono contrapposte. L'elettricista arriva, gli è comodo per tubolare, poi c'è il tubo vicino all'altro e le metto molto vicine. Questo è un errore sia sulla parete in muratura che sulla parete in cartongesso. Se posso, devo cercare un modo di sfalsarle. Il passuono avviene attraverso le scatolette, come se facesse una bella piscina con una guaina super costosa e poi la buco col trapano per far passare un filo elettrico. A quel punto si infila l'acqua e l'acqua esce. Stesso discorso la parete, una bella parete prestazionale fatta come io comanda, poi arriva l'elettricista. Prima cosa mi devasta la lama perché lui deve passare con i tubi, gli è comodo, taglia col taglierino, la toglie, non la rimette, queste cose qua bisogna prestare attenzione. Ma soprattutto mi mette le scatoline sovrapposte. Voi se avete due scatoline sovrapposte nella parete, contrapposte nella parete, avete di fatto 2 mm di plastica che vi separano tra una camera e l'altra, vedete? Questa è una bella finestra che collega due locali. Le soluzioni sono tante, noi abbiamo dei certificati, l'ideale è utilizzare una parete doppia lastra con 5 lastre per fare in modo che dietro le scatoline ci sia sempre una lastra continua. Abbiamo la parete, in questo caso una parete da 63 decibel di laboratorio, testata in opera con le scatolette elettriche contrapposte a 62, questa è la classica parete da divisoria d'albergo dove il 90% dei casi c'è testa a testa a letto, sono contrapposti, c'è sulla stessa parete c'è 2 teste del letto e le prese sul comodino sono generalmente molto vicine. Tecnicamente parlando la soluzione ideale è, come dicevo prima, sfalsarle per fare in modo che dietro una scatolina ci sia sempre l'isolante e ci sia sempre l'altra porzione di parete. Altra soluzione tecnica che secondo me è valida e non costa nulla è utilizzare non la lana di roccia ma la lana di vetro che essendo più comprimibile, a meno densità, vi garantisce il passaggio degli impianti senza doverla tagliare, basta semplicemente compattarla un po' dove passa il tubo e io mantengo comunque la continuità del materiale isolante. Dietro la scatoletta elettrica inserendo la presa poi si schiaccia e mi consente il passaggio degli impianti senza devastare la parete. Altra cosa, gli scarichi, gli impianti proprio importanti, vanno posizionati esattamente al centro della parete per evitare il contatto proprio fisico tra il tubo e la parete, perché il tubo vibra, se vibra il tubo non fa vibrare la parete e suona sopra il cuore, e se ho la previsione di rumori particolari vado ad isolare a destra e a sinistra posizionando anche della lana a destra e a sinistra, vado a renderlo completamente avvolto e se è il caso a realizzare anche proprio una struttura all'interno che me lo fa proteggere. Abbiamo fatto, non so chi è stato a Clean House, a Bolzano, ormai siamo passati 4-5 mesi, c'era all'ingresso, prima di entrare in sala, c'era una postazione che aveva fatto Knauf in collaborazione con uno studio di acustica. Era molto interessante perché c'erano queste 3 stanzette vicine, in mezzo c'era un amplificatore con uno stereo che sparava 110 decibel e 2 pareti identiche. Due pareti, una montata con tutti i sacrifici, con tutti gli accorgimenti che ho detto, e una montata facendo tutti gli errori che normalmente vengono fatti in cantiere. Dai 110 decibel era la stessa identica parete. C'era una differenza di quasi 20 decibel tra una parete montata bene e una parete montata male, a livello di funzionamento. Avevamo fatto i classici errori, scatolette contrapposte, tubo tutto vicino alla montante che vibrava, non avevano garantito la continuità del controsoffitto del pavimento appoggiando la parete sul pavimento, sul soffitto, dall'altra parte hanno fatto prima la parete per i pavimenti. Insomma, hanno raccolto tutti gli errori proprio per far vedere come una corretta gestione del cantiere, dei particolari costruttivi, delle voci di capitolato fatte in modo tale che
chiedo, ti dico barca, dovrei farla sulla cappa e non sul massetto, cioè tu hai già dei paletti e cartongessisti, si possa garantire il risultato. L'ultima cosa velocissima, tutti questi particolari che abbiamo visto sono sulle nostre schede tecniche, le trovate sul sito internet, www.knauf.it, abbastanza semplice. Ci sono tutti i particolari ricostruttivi, si trova la siglettina e possono essere poi scaricate anche in formato DVG dal sito. Per cui se uno vuole fare un progetto, tutelarsi un attimino, li inserisco, li adatto chiaramente alle varie casistiche, ma li scarico dal sito, li inserisco all'interno del progetto, vado a dare già delle indicazioni su quella che è la posa. Le abbiamo per le pareti, per i controsoffitti, quindi tutti i particolari, poi per le contropareti, e anche per il sottofondo a secco, quindi tutto quello che è il mondo a secco ci sono le vostre scritte. Vi ringrazio e se avete domande sono a vostra disposizione.